Con l'inizio del nuovo anno la CISL Funzione Pubblica non dimentica i dipendenti del libero consorzio comunale Nisseno che non sono rientrati nelle progressioni economiche lo scorso anno e quindi chiede la convocazione ancora una volta della delegazione trattante per discutere non soltanto della programmazione inizio iter delle PEO per il 2022, ma anche degli aggiornamenti su quelle relative al 2021, la costituzione e ripartizione del fondo salario accessorio del 2022. Il pagamento performance 2020 e specifiche responsabilità anno 2020, oltre a chiedere dei provvedimenti in relazione all'attuale situazione sanitaria. Siamo tornati nuovamente a richiedere l'indizione della PEO perché a causa della mancata adesione da parte della provincia, degli organi della provincia alla nostra proposta, il 25% dei lavoratori sono rimasti fuori da questa progressione di carriera dopo ben oltre 10 anni. Quindi riteniamo che se la siano meritata, se la meritino. E speriamo che possano finalmente averla riconosciuta. Proprio in un periodo come questo, dove siamo diventati arancione come regione, chiediamo che vengano sanificati gli uffici e vengano attuati anche gli altri strumenti, quali per esempio lo smart working, ma non solo per garantire i dipendenti, ma anche per garantire gli utenti, i quali, se vengono in presenza in ufficio, possono essere accolti nel massimo della sicurezza, sicurezza massima che c'è anche attraverso lo smart working. Vorremmo avere risposte immediate e attuative. Questo chiediamo. Speriamo che il buon anno, che il buon 2022 sia prospero, almeno di questa attenzione per le persone, per i lavoratori. Richiesta che girerei anche a tanti altri enti della provincia.